Avevo un'oretta di tempo e me ne sono andata a spasso per Pechino con Giuseppe Culicchia, che è una compagnia eccezionale. Perché fino a quando non arriva a fondo di una questione, insiste, scava. Il primo dubbio che le è venuto è com'è possibile che a Pechino ci sia la nebbia nonostante sfolgori il sole. E insiste fino a quando devono ammettere, guarda, non è nebbia, è smog. E poi a Culicchia non è che piacciono i luoghi tradizionali, si annoia a morte nel sentire tra miliardi di altre persone sciorinare delle nozioni particolari. No, lui vuole andare nei luoghi caratteristici. Poi scopre che i luoghi caratteristici a Pechino sono tarocchi, più tarocchi dei luoghi tradizionali. Perché, gli spiega My Little China Girl, cioè la sua guida, la sua accompagnatrice, i cinesi ormai sono per il nuovo, per loro un bicchiere di plastica è l'apoteosi della bellezza, altro che quelle tazzette sbriciucate e distrutte. Quindi che cosa succede? Che hanno dovuto creare un mercatino degli antiquariato, frequentato esclusivamente da europei, perché i cinesi mai e poi mai si sognerebbero di andare alla ricerca del nuovo, anzi dove lo portano per fargli vedere cose belle? Il McDonald's. Perché a Pechino c'è il McDonald's più grande del mondo. Poi per un breve periodo è stato superato, ci racconta Culicchia, che poi in questo è pettegolissimo, da un super McDonald's londinese da 1500 posti, fatto per l'Olimpiade e subito smantellato. Pechino, secondo Culicchia, è infinito, è impercorribile il corso principale di 40 km, miliardi di persone che ti si assiepano intorno e questo cibo. Mentre lui disgustato cercava di evitare scorpioni, serpenti e non si faceva capace del motto cinese per cui tutto ciò che vola, tutto ciò che striscia, tutto ciò che nuota può essere mangiato, ecco che riesce lui stesso a disgustare la sua guida perché mangia il formaggio, che per i cinesi è veramente una cosa squallida, fa veramente tanta impressione, tanto senso. E ci racconta tanti altri piccoli aneddoti di questo genere, per cui alla fine, dopo la mia oretta di tempo, ho rimesso a posto il libro nello scaffale e mi sono sentita come se Pechino la conoscessi per davvero.